gira un po' la testa, però appena sono entrato in spogliatoio ero contento che abbiamo vinto. Insomma, incomincia a prendere confidenza anche con questo Toro. Una buona prestazione lunedì e oggi qualche altro scampolo di partita, insomma, vai crescendo di condizione. Sì, io sto lavorando sempre da quando sono arrivato e sto aspettando di prendere un po' di più spazio e sto lavorando tutta la settimana per fare il meglio possibile per la mia squadra. Finalmente una vittoria all'Olimpico, cioè, serviva vincere così, vincere bene per il pubblico, ma soprattutto per voi, visto che si diceva che vi eravate un po' adagiati sui risultati precedenti. Sicuramente ci serviva una vittoria qua davanti ai nostri tifosi, perché abbiamo fatto vedere che la squadra ci stava, che è sempre giocato bene, però non riuscivamo a prendere i punti. Oggi abbiamo fatto e eravamo tutti contenti. Di oggi, forse quando sei entrato tu, oramai la partita aveva già preso una certa qualpiega e quindi è stato anche più facile, ma hai avuto anche forse più spazi e hai potuto agire forse anche di più rispetto alle precedenti volte che sei entrato in campo? Sì, perché secondo me era un 3-0, la squadra di Livorno non pensava come pensava all'inizio, ci stavano più spazi dappertutto, io sono entrato a fare quello che mi ha chiesto mister. Personalmente, come giudichi finora la tua esperienza al Toro? Ti aspettavi magari di giocare un po' di più, di avere più spazio? No, io sto bene, quello spazio che sto prendendo sono contento. Prima dovevo capire il modulo di mister, ora che mi dai spazio sono contento e penso di fare ancora di più. Adesso si va a Roma, una partita complicata che per te ha un sapore speciale, credo. Sicuramente, perché tutti mi dicono che è la tua ex, però non posso pensare così, perché se penso così è sbagliato secondo me. Devo andare con il pensiero che devo fare quello che fa la mia squadra per portare più punti possibili a casa. Pensi di poter avere una chance di giocare dal primo minuto martedì? Io non lo so, io faccio quello che faccio in allenamento, poi scelgo il mister. Chi va al mondiale? Tu o Ciro o tutte e due? O nessuno dei due? No, speriamo tutti che stanno qua, che stanno facendo bene. Anche Cerci, cioè, che speriamo andare magari tutti e tre. Matteo. Anche Matteo speriamo. Grazie.